Bentrovati ad una nuova puntata dedicata al consultorio familiare socio-educativo di Belluno. Continua infatti il nostro viaggio di approfondimento, di conoscenza delle tante attività, dei tanti servizi offerti dal consultorio familiare socio-educativo di Belluno. Questa è la penultima delle nostre puntate e in particolar modo andremo ad analizzare il tema della consulenza e del supporto psicologico a distanza nel periodo Covid e lo faremo grazie ai nostri ospiti che sono qui con noi oggi in studio. Vado subito a presentarvi Claudio Michelazzi, che è psicologo e psicoterapeuta, ben trovato. Grazie. Accompagnato da Laura Furlani, che è psicologa dell'età evolutiva, che ritroviamo con piacere. Ben trovata, Laura. Grazie, grazie per il nuovo invito. Cominciamo proprio con lei, Laura, per raccontare. Certo. Ovviamente tutti noi siamo stati coinvolti da questa atroce pandemia, insomma, che ha scombussolato le nostre vite e quindi di conseguenza anche l'attività del consultorio si è in qualche modo dovuta adattare a questa Certo. situazione e rimodulare proprio in virtù dell'emergenza pandemica. Allora, con lei partiamo proprio col dire come si è sviluppato quindi il supporto psicologico nella situazione di emergenza pandemica. Sì, io posso dire che il 27 di gennaio del 2020, quindi un anno esatto fa, non avrei mai pensato di fare dei colloqui psicologici online, in videochiamata o su Skype, vabbè. Perché era fuori dalla mia concezione. Io ho sempre visto il colloquio psicologico vis-à-vis come l'unica soluzione. In realtà i nostri colleghi più giovani si sono lanciati molto prima di noi su questo terreno, perché hanno molti pazienti che lavorano all'estero, girano il mondo e quindi fanno le terapie online già da diverso tempo. Però dentro, diciamo, la mia concezione e la mia esperienza non c'era assolutamente. Un anno fa ero completamente fuori da questo discorso. L'emergenza sanitaria che ci è piombata addosso invece mi ha subito messo di fronte una scelta: continuo a lavorare o mi fermo? Cioè non c'era alternativa. Se voglio continuare a lavorare devo adeguarmi ad altre metodologie, ad altre sistemi, ad altre tecniche. E ci è venuto in soccorso l'ordine nostro degli psicologi, che ci ha dato il via libera da subito: fate pure i colloqui online. C'era da sistemare un pochino il discorso della privacy, però niente di particolare. E aiutata dai miei colleghi più giovani, ho impostato da subito i miei colloqui in videochiamata. Ho chiesto ai miei pazienti se erano d'accordo di essere seguiti con questa modalità, perché altrimenti sarebbero rimasti completamente soli nel momento del grande disagio, non solo della pandemia, ma del disagio che loro stessi stavano in quel momento vivendo. Perché noi, bisogna tenere presente, seguiamo persone in difficoltà, quindi si sommava alla loro difficoltà questa nuova situazione molto strana, particolare e difficile anche da affrontare. Siamo stati subito chiusi tutti dentro le nostre case, siamo stati ristretti. Io ho avuto la fortuna di avere delle indicazioni da parte di colleghe che lavorano in emergenza e quindi ci hanno detto di sospendere immediatamente le psicoterapie, ma di focalizzarci con i nostri pazienti, quindi io anche con i pazienti del consultorio, focalizzarci su dei colloqui di sostegno per la paura. Sulla paura, quindi diciamo sono stata, ho fatto degli aggiornamenti online per imparare degli esercizi per contenere la paura e li ho proposti
ai miei pazienti. Certo, perché sappiamo, mi perdoni, Prego. Laura, sappiamo comunque, oltre alle difficoltà dal punto di vista proprio sanitario legate al contagio, molte persone sono state anche così vittime appunto di stress, di situazioni di Certo. disagio e quindi quanto prezioso sia proprio Sì. il supporto psicologico, come siano aumentate le richieste di supporto Sì, psicologico c'è in tal stata senso. un'evoluzione, nel senso che io all'inizio c'è stato un impatto non diciamo da un punto di vista sanitario, perché avevamo relativamente poche persone qua a Belluno ammalate di Covid, ma eravamo tutti in una situazione di ristrettezza e di paura perché non si sapeva che cosa fosse. Quindi questi esercizi che io insegnavo permettevano di abbassare questa paura. Adesso c'è una seconda fase, perché invece nella seconda ondata abbiamo dovuto invece fare dei colloqui online con persone in quarantena, persone ammalate, e quindi c'è stata una vera e propria differenziazione dei momenti. E noi psicologi abbiamo dovuto, io dico in fretta e furia, un pochino aggiornarci per poter dare quel supporto psicologico necessario ed efficace per intervenire nello stato di emergenza. E questo che dicevo, le mie colleghe che lavorano in emergenza ci hanno fatto questi aggiornamenti, che per me sono stati utilissimi proprio anche nell'affrontare. Io ho avuto anche persone che lavoravano Covid in consultorio, quindi sapere come gestire la paura, l'ansia, lo sfogo, essere presenti. Devo essere sincera, io ho ricevuto tantissimi ringraziamenti da persone che hanno detto per fortuna che c'era lei. Certo, sappiamo quanto Sì, importante è appunto questo supporto. assolutamente. Claudio Michelazzi, veniamo in particolar modo all'attività del consultorio, quindi questo sostegno che necessariamente anche il consultorio è dovuto offrire in una modalità nuova, Sì. innovativa, come appunto Laura ci raccontava. Certo, anche il consultorio familiare, UCIPEM, si è adeguato, si è attrezzato per poter appunto sostenere attraverso le nuove tecnologie, attraverso i colloqui online e dare comunque, fornire, ecco, una prestazione, fornire un servizio, no? Diciamo che la pratica del supporto psicologico online nasce, diciamo, grandi linee in area anglosassone un po' di anni addietro, no? Noi sostanzialmente psicologi italiani ancora probabilmente non eravamo pronti proprio per questo, no? Il fatto di questa emergenza sanitaria ha spinto anche noi psicologi, psicoterapeuti a utilizzare questi strumenti, e anche appunto il consultorio familiare si è aperto a questa possibilità, no? C'è da dire che dal punto di vista tecnico il supporto psicologico online ha delle sfumature un po' diverse rispetto al sostegno psicologico in presenza, no? Perché cambia radicalmente il setting, no? Il setting proprio terapeutico, possiamo dire, no? Il setting è lo spazio e il tempo dedicato all'incontro con l'altro, no? A questa magia che è l'incontro con l'altro, il dialogo con l'altro. È ovvio che uno spazio e un tempo terapeutico in presenza comportano dinamiche molto particolari. Uno spazio e un tempo, cioè un setting online, è diverso sostanzialmente, no? Io ho visto che, insomma, nell'emergenza comunque le persone, gli utenti del consultorio in varie fasce d'età si sono adattate a questa differenziazione, ecco, di spazio e tempo. Possiamo dire che in uno spazio, in un tempo, in presenza c'è una tridimensionalità, una polidimensionalità. In uno spazio e in tempo online abbiamo una dimensione che è uno schermo, ecco, sostanzialmente, no? E quindi non è sempre semplice, però l'importante credo sia, ecco, giungere a
incontrare l'altro per aiutarlo. Ecco, quali possono essere stati, secondo lei, Michelazzi, i vantaggi e gli svantaggi di questa nuova modalità? Cioè, ha scoperto qualche lato comunque positivo che magari non immaginava e che cosa invece le è mancato di più? Allora, qualche lato positivo sicuramente c'è rispetto a questa modalità ed è comunque la possibilità di incontrare l'altro, di sostenerlo, di costruire insieme un percorso di terapeutico e di supporto anche a distanza sostanzialmente, no? Possiamo dire che durante l'emergenza è stata veramente una manna dal cielo questa possibilità, no? Però posso dire che io sono del Comelico, quindi anche con 2 metri di neve e il paziente che magari non riesce a raggiungere lo studio professionale o non riesce a raggiungere il consultorio, anche questa possibilità, insomma, può essere utilizzata, ecco. Per quanto riguarda gli aspetti, ecco, meno positivi, posso dire che nulla sostituirà mai il contatto diretto con la persona, in qualsiasi tipo di interazione sociale, ecco. Tanto più in un'interazione sociale così importante come quella del dialogo fra psicologo e paziente, sostanzialmente, no? Sono state molte le richieste che avete avuto al consultorio in questo periodo? Sì, molte, molte richieste e soprattutto anche di varie fasce d'età sostanzialmente. Ecco, io mi sono occupato prevalentemente di adolescenti, no? E sappiamo che la fascia degli adolescenti, i ragazzi che vanno a scuola sostanzialmente, è stata una delle fasce più provate, no? Possiamo dirlo, a livello per come hanno dovuto affrontare il non andare a scuola, la mancata socialità e tante altre cose, no? E quindi io ho seguito molti adolescenti che si sono sentiti comunque supportati anche attraverso uno strumento come la consulenza online, ecco. Ecco, quindi una possibilità per offrire un servizio importante ai nostri giovani che appunto con la didattica a distanza e con le difficoltà che la scuola in questo momento ha avuto, insomma, non deve essere stato facile, soprattutto tenendo conto della loro giovane età. Quali possono essere, Laura, le nuove proposte, le nuove sfide che si presentano in questo momento e che anche il consultorio è chiamato a dover affrontare? Dal mio punto di vista, le nuove sfide riguardano proprio l'affrontare questa emergenza sanitaria, l'affrontare le nuove ansie, le nuove paure, forme di fobie, di depressioni legate proprio all'emergenza. Però devo dire che non è che colpiscono solo i nostri pazienti, colpiscono anche noi, quindi una sfida è quella di avere delle indicazioni da parte dei nostri formatori, perché noi psicologi siamo in formazione continua, rispetto a come affrontare prima su noi stessi questi nuovi disturbi, chiamiamoli, psicologici, per poi affrontarli con i nostri pazienti. Ecco, qual è qualche caso, mi incuriosiva questo, Laura, qual è qualche caso nuovo, per esempio, che le si è, diciamo così, le è stato avanzato? Penso, per esempio, alle persone che in virtù magari del contagio, del periodo di quarantena, poi hanno proprio paura ad uscire, quindi pensiamo anche alle ripercussioni sui negozi, sull'andare a fare la spesa, sull'andare quello che si può fare. Io sento appunto di persone che no, non esco perché ho paura, esatto. Ho paura del contagio. Diciamo che la mia esperienza riguarda soprattutto la fascia degli anziani. La fascia degli anziani è anche poco raggiungibile con le nuove tecnologie e quindi probabilmente c'è da incentivare qualche forma di aiuto da parte anche di associazioni, non lo so, non solo da parte dei consultori ma anche da parte, mi viene da dire, delle case di riposo, dei servizi per gli anziani, delle associazioni per gli anziani, perché possano in qualche modo avere la possibilità di usufruire delle nuove tecnologie ad avere il contatto e l'accesso con i servizi anche di psicologia, psicologici, perché un anziano che è chiuso in casa e magari è solo ed è terrorizzato
da questa situazione, anche solo usare uno smartphone è una difficoltà. Se non ha un nipote, se non ha un figlio che gli imposta la videochiamata. Quindi ci vorrebbe un aiuto in questo senso. Sinceramente, se penso alle persone che conosco, faccio anche fatica a dire come possono fare da sole ad accedere a questi servizi. Però questa è una sfida, questo è un nuovo traguardo che si può anche pensare, ragionarci sopra, vedere come aiutare gli anziani, questa fascia diciamo molto debole, fragile, che avrebbe bisogno proprio di un supporto psicologico per affrontare questa terribile paura. Proprio io mi sono accorta di anziani che sono terrorizzati. Certo. E quindi una sfida per la società, sì, assolutamente, una sfida che coinvolge assolutamente tutta la comunità, non solo del nostro consultorio. Certo. E, Laura, un'ultima battuta, perché il nostro tempo ormai è concluso, però ricordiamo che il vostro è un servizio gratuito, sì, che certo, viene offerto appunto alla popolazione. Come si può fare anche in questo caso per contattarvi, per riuscire a beneficiare, ecco, del servizio? Allora, basta telefonare in segreteria. Ogni pomeriggio la segreteria è aperta dalle 16.30 alle 18.30. Scusate, ma il numero di telefono non me lo ricordo a memoria. No, però comunque si vede, si trova, certo, consultorio familiare di Belluno. Si telefona, ci si presenta, la segretaria, in segreteria c'è sempre qualcuno che raccoglie la richiesta e poi diciamo viene... c'è un po' di attesa perché le richieste sono tante e viene assegnato casualmente a qualcuno di noi che in quel momento lì è disponibile ad accogliere questa, diciamo, questa richiesta, sì, volevo dire anche questa sofferenza, perché certo, naturalmente le persone che si rivolgono a noi sono persone che stanno soffrendo. Certo, e quindi appunto offrire la propria professionalità a beneficio, certo, del territorio, certo, ricordiamolo sempre. Io vi ringrazio tanto per essere stati con noi, grazie Claudio, grazie Michelazzi, grazie Laura Furlani, grazie e voi, avremo grazie modo comunque di continuare questo viaggio interessantissimo alla scoperta delle tante attività del consultorio. Grazie davvero. Grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.